Allora, ragazzi, volevo subito dire una cosa. Il 28 aprile, no? Adesso, 3 mesi fa, oggi è 28 o 27? Vabbè, comunque, 3 mesi fa. 3 mesi fa festeggiavo. Comunque ero contento come un bambino perché avevo raggiunto i 1000 amici sul canale Salento e Basta. Ero felice come un bambino, davvero. Sapete, i bambini quando gli date il lecca-lecca, il gelato, no, sono contenti. Io così stavo, uguale. E cioè, mai mi sarei aspettato 1000 amici nel mio canale. E sono passati 3 mesi, 90 giorni. 90 giorni, mi ritrovo a più di 2300 amici, quindi 1300 nuove iscrizioni in 90 giorni. In 90 giorni, ragazzi, in 90 giorni 1300 iscrizioni per uno come me sono tantissime, sono più di tantissime, più di tantissime. Quindi davvero grazie. Ci stiamo facendo però delle risate, caro Peter Pan, e stamattina avete visto il video, no? Questa è gente che non capisce che a me, se chiudono i canali loro, è come se stessero chiudendo un altro poco il mio, perché io con le loro stronzate ci faccio un video con le loro stronzate e gliel'ho detto, ho detto: Peter Pan, io te le smonto tutte le tue puttanate, te le smonto tutte, tutte te le smonto. Però questi ragazzi sono, ricordiamoci sempre, e adesso arriviamo a chi voglio arrivare, ricordiamoci sempre che sono quelli che poi quando devono avere un contraddittorio se ne vanno con tutte le scuse possibili e immaginabili. Non lo accettano il contraddittorio. Ma voi vi immaginate se a un MAT io gli dicessi: parliamo dei tuoi titoli, denunce, manette, crollo, fallimento, carcere, cioè, capite, capite, pena di morte, tutto, tutto, quello ci manca solo che ci scriva pena di morte, e poi sui titoli le ha scritte tutte, immaginate se puoi avere un confronto con uno così. Quindi ragazzi, iscrivetevi, continuate ad iscrivervi, perché davvero, vedete, più siamo e più ridiamo, come dice il bandito, loro contano, noi ridiamo, ridiamo, ridiamo. Marietto, 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 ma che cosa mi dici, Marietto? Che cosa mi dici? Già che hai fatto tutta una live da solo lì, senza contraddittorio, perché a voi piacciono le cose senza contraddittorio, capite? Strunz al romagnolo, cioè tutte cose così, no? Che uno tanto è solo, che se ne frega, come quelli che commentano, no? I leoni da tastiera, come li chiamano, quelli sono soli, quindi possono fare quello che vogliono, si sentono in dovere di fare tutto. Però ragazzi, Marietto è andato a dire una cosa spettacolare ieri, che davvero ci facciamo delle risate, davvero ci facciamo delle risate. Cioè, in 40, aspetta, vediamo, in 44 secondi è andato a dire un paio di cose, se non tre. Un paio di cose sicure, in 44 secondi, ragazzi, voi immaginate in 8 minuti di video che cosa può uscire da noi, no? Che li ascoltiamo, che cosa può uscire? 44 secondi, sentite che cosa ha detto, Che tanto va anche molto contro Cessicchio, Fessicchio, invece Vessicchio è stato radiato per altre questioni. Allora, prima di tutto è stato radiato per altre questioni. Ora loro sono amiconi, no? Marietto e Vessicchio, amici da sempre, da quando erano piccoli. No, ma che sto dicendo? Dall'altra vita, sono amici dall'altra vita. E si sono portati questa amicizia avanti in questa vita. Non lo sapevate che erano amici? Sono amiconi, amiconi, amiconi. Si scambiano il cibo. Sono amiconi, mangiano sempre insieme. Sono amiconi, fino a quando non succederà qualcosa in Milan Juve. Lì vedrete. La vera amicizia, vedrete come scompare. Ho detto, quelli stanno con i coltelli così dietro la schiena. Appena succede qualcosa, pum, e affondano. Già avete visto, no, nella live di un mesetto fa, che Peter Pan se ne stava andando perché c'era quello che parlava male della Juve. Lui già se ne stava andando, già si stava scoglionando. Comunque, Marietto, devi dire il vero motivo. Perché è stato radiato? Devi dirlo, devi dirlo. Devi dire che è stato radiato perché ha insultato le donne, la figura della donna. Dille queste cose, perché poi voi che siete amiconi di questi personaggi qua, dovete dire: io sono amico di uno che sbeffeggia le donne, di uno che
nel suo pensiero la donna non può competere con l'uomo. Queste cose, Marietto, le devi dire, non è stato radiato per altri motivi. Quali sono questi motivi, Marietto? Quali sono questi motivi? No, però, mo vi faccio vedere dove arrivano questi personaggi, dove arrivano. Ricordatevi che una live di 2 ore da solo, a parlare del romagnolo, ovviamente male, da solo, eh? Gli si va incontro verso delle questioni che magari è anche un po' colorito nel modo di dire le cose, ma non sta dicendo delle stupidate, che sia. Ehi ragazzi, che sia chiaro, non sta, Vessica non dice delle stupidate, che sia chiaro, perché oggi dire l'Inter deve fallire, l'Inter deve essere eliminata, l'Inter non può essere iscritta al campionato, mica sono stupidate ragazzi, voi dovete pensare, no? Che se non ci fosse l'Inter, il campionato se lo giocherebbero loro due. Siccome oggi la strapotenza dell'Inter che ha dimostrato nell'ultimo campionato, no? È troppo evidente, anche per loro non lo possono dire ovviamente, ma è troppo evidente, devono cercare di far diventare antipatica l'Inter in tutti i modi. Ma sentite ragazzi, sentite perché adesso arriva il bello. Che sia chiaro, io vi ripeto quello che diceva Charlie Chaplin, no? E ve lo dicevo in questi giorni: verrai sempre vessato, sarai sempre insultato. Le persone che distaccano dalla massa sempre verranno messe al bando e poi ovviamente verranno crocifisse. Vi ricordavo l'esempio: chi volete libero, Barabba o Gesù? Cioè, Marietto, stai paragonando Vessicchio a Gesù? Marietto, stai paragonando Vessicchio a Gesù? Tu non stai bene, tu non stai bene, tu non stai bene. Quando fai le live, il vino dopo, non prima, perché se il vino lo bevi prima e poi vi escono ste stronzate, vi escono ste stronzate, voi dite delle stronzate e noi, grazie a Dio, abbiamo voi per ridere, perché noi ridiamo, noi siamo allegri, non siamo come voi, non siamo come voi, sempre così. E il bandito non ve lo faccio sentire, poi ci facciamo un video anche domani, poi vediamo a pomeriggio. Non ve lo, perché davvero c'è da farsi una pera di vanichina, una pera di vanichina. A sentire voi siete tristi, non avete di vostro, voi non avete niente. Ieri a Peterpan ho detto, sempre se sei juventino, perché io penso che questi personaggi, ragazzi, sai che cosa se ne freghino della Juve, del Milan? Questa è gente che ha trovato gente che li accompagna nel loro percorso e che gli fa fare lo stipendio, capite? Non sono, cioè, io per esempio non devo venire a voi a dire io sono interista, io sono. No, io sono leccese. Poi ho simpatia per l'Inter e quando l'Inter gli butta 5 gol al Milan godo. Oppure quando l'Inter vince all'ultimo secondo la Supercoppa contro la Juve, godo. E questo sì, ma non dirò mai sono interista per farmi amici, per farmi più amici. Questo io non so, non sono sicuro. Ragazzi, poi domani parliamo anche di questo D'Amico che sta diventando qualcosa di fantastico, di fantastico. A parte che si è fatto i capelli come a Vessicchio, avete visto, no? Con la riga in mezzo. Però andate a guardare solo il titolo, non guardate il video perché poi ve lo racconto io, non guardate però guardatevi il titolo dove dice Luciano Moggi, Andrea Agnelli e Sergio Vessicchio, i migliori vengono radiati. No, vabbè ragazzi, vi ho detto tutto, poi ne parliamo perché per questa cosa serve un video a parte. Ciao ragazzi.